scorsa, cioè il 68, e l'intervento di inizio anno fatto dall'onorevole Gero Grassi sul... avvicino ancora, sul rapimento e l'omicidio dell'onorevole Aldo Moro. In questi anni si colloca quel periodo che in Italia viene definito anni di piombo o strategia della tensione. E mi permetto di suggerire, come l'altra volta ho fatto per il 68, questo saggio dello stesso professor Negri, Il pericolo rosso, comunisti, cattolici e fascisti fra legalità ed eversione nel periodo proprio tra il 43 e il 69. Quindi lascio la parola al relatore, eventualmente se avete qualche domanda, speriamo ci sia tempo alla fine. Dobbiamo finire entro le 13, quindi dobbiamo fare una cavalcata molto veloce. Grazie. Bene, allora buongiorno. Ringrazio di essere qui, però penso che anche non aveva alternative, no? O può esserci o può esserci. Quindi, visto che state qui, spero di intrattenervi piacevolmente, non raccontando barzellette, certamente piacevolmente, cioè facendo in modo che l'argomento che oggi trattiamo è un argomento, come tanti altri, complesso, quantomeno riscontri il vostro interesse. E il vostro interesse in quanto giovani, direi proprio. Perché la stagione di cui ci accingiamo a parlare è una stagione che vede come protagonisti giovani, giovanissimi, giovani della vostra età, che forse oggi, dopo tanto tempo, che ho tanto tempo dal quale la mia memoria si è un po' sgarrita, dopo la rimozione della memoria, mi viene da dire: ma come hanno fatto? Cosa vi ha spinto? E torno a con la memoria quando io ero 20 anni ed erano miei coetanei, 20 anni, voi siete vicinissimi ai 20 anni, a 20 anni avere una determinazione e una convinzione così radicata di essere nel giusto da impugnare a 20 anni, a 21, 22, di impugnare una pistola, scendere in strada e utilizzarla contro giovani della stessa età e qualche volta più giovani. Mi viene in mente, guardate, i riferimenti che faccio non denotano alcuna possessione personale o simpatia, io sono equidistante. Mi viene in mente un giovane milanese, mi sembra che era della destra, era Messino, si chiamava Ramelli, di nome non ricordo, mi sembra Fausto Ramelli, a 17 anni, morto con il cranio sfondato da una chiave inglese. C'era un gruppo extraparlamentare chiamato Avanguardia Operaia, che teorizzava l'uso delle chiavi inglesi e gridava nelle strade uno slogan: benedetta 36, porco fascio, dove sei? La 36 era il numero 36 della chiave inglese. Avete presente le chiavi inglesi che i meccanici usano per svitare i bulloni? Ecco, pensate una di quelle, impugnare. Il problema che vi pongo è: cosa spinge un ragazzo della vostra età ad impugnare una chiave inglese o un bastone di quelli da piccone che venivano chiamati Stalin allora, scendere in piazza e confrontarsi fisicamente con giovani della stessa età di uno schieramento politico diverso? Allora adesso ve lo butto così e cerchiamo di entrare dentro e cercare di capire cose che io immagino siano da voi lontanissime, perché forse adesso non so perché cosa vi scontrate, se vi scontrate, perché cosa litigano i giovani oggi, forse qualche discussione o cose personali, questioni meramente individuali. Il periodo di cui parliamo è un periodo che vede una fortissima caratterizzazione politica dei giovani, una fortissima politicizzazione che lasciava poco spazio all'individualismo. Si aderiva e si partecipava alla lotta politica o schierandosi a destra o schierandosi a sinistra. E la maggior parte dei giovani erano parte attiva di questo confronto politico piuttosto aspro, specialmente tra i giovani, perché il giovane porta con sé quasi naturaliter una carica di ribellione che ne fa un soggetto sociale e politico particolare. Breve premessa e un'incursione brevissima sulla memoria. L'importanza di fare queste conferenze, incontri, appuntamenti, dibattiti, conversazioni, chiamiamoli come volete, per ricordare noi e trasmettere a voi
qualche cosa che ha un profondo significato. La memoria ha un'importanza determinante, spesso ne sentite parlare in occasione dell'Olocausto, della Shoah, non bisogna dimenticare, ma non soltanto quello, in genere non bisogna dimenticare nulla. Voi immaginate di svegliarvi ogni giorno con la memoria cancellata, che dovete reinventarvi giorno dopo giorno. È l'elemento primordiale del progresso che viene annullato, che fa sì che le nostre esperienze si costruiscano sulla base di esperienze passate. È un passato che però dobbiamo conoscere nella sua chiarezza, nella sua lealtà, nella sua onestà, nella sua verità, altrimenti quello che costruiamo poggia su delle basi incerte, poco solide. E allora la memoria ha una funzione civile ma anche una funzione morale. E dal momento che parliamo della memoria in termini di verità, come una sorta di sacerdote della verità, quale dovrebbe essere l'intellettuale, lo storico, e non portare avanti le proprie personali convinzioni, le proprie personali posizioni, come sacerdote della verità o custode della memoria, lo storico, l'intellettuale deve prendere le distanze dal parteggiamento, dall'essere partigiano e raccontarvi le cose come stanno. In questo caso il primo passo che deve fare un intellettuale, uno storico, è quello di abbandonare il cosiddetto doppio standard, che è un criterio di giudizio e di narrazione che in Italia è frequentissimo. Cosa intendo con doppio standard? Specialmente quando parliamo di destra e sinistra, anche quando parliamo oggi di politica. Cosa vedete che fa un politico prevalentemente? Parla delle proprie posizioni come giuste e quelle che vorrebbero nel giusto cambiare in meglio il mondo, e dell'altro invece indicandolo come responsabile di tutti i mali. Diversamente, in maniera lievemente diversa, il doppio standard a cui mi riferisco, parlando di destra e sinistra, è quello che nel momento in cui si caratterizzano come forze politiche che hanno l'ambizione di cambiare il mondo e poi devono e vogliono giudicarsi reciprocamente, la destra e la sinistra sono così viste dall'italiano medio, dall'intellettuale medio, dalla pubblica opinione, portati a giudicare una forza per quello che voleva fare e una forza per quello che ha fatto. Scendiamo un po' più nel dettaglio. Quando parliamo di terrorismo rosso e nero, quando parliamo di comunismo e fascismo, generalmente la vulgata, intendo dire la linea che poi è passata come generale, che si è consolidata, è quella di giudicare il comunismo per quello che avrebbe voluto fare, liberare il mondo e salvarlo. E il fascismo per quello che ha fatto, ha determinato dittature, ha creato dittature, ha provocato guerra, morte e distruzione. Dunque è naturale che, vista in questa prospettiva, una parte è nel giusto, l'altra parte è nell'errore. Ora, se noi vogliamo costruire quella memoria come coscienza civile, come coscienza morale, dobbiamo passare a un livello diverso. Ossia, se ci riferiamo a destra e sinistra, rossi e neri, comunisti e fascisti, cercare di ragionare su di essi in modo omogeneo e trattarli ossia alla stessa maniera, pensando di affrontare il tema di cosa volevano fare i rossi, cosa volevano fare i neri, cosa poi effettivamente hanno fatto gli uni e cosa poi effettivamente hanno fatto gli altri. E allora avremo gli elementi per dare un giudizio storico fondato e costruire una memoria che poggia sulla verità, ossia sul differenziare tra ciò che volevano e ciò che effettivamente hanno fatto. Perché questo meccanismo è quello che ha originato quella che alcuni intellettuali chiamano la falsa coscienza, l'ideologia intesa come falsa coscienza in termini marziani, che ha fatto sì che si giustificassero episodi che hanno caratterizzato la storia dell'umanità in previsione di cosa? Degli obiettivi, delle realizzazioni che avrebbe voluto portare. Scendendo nel dettaglio, si sono giustificati tanti crimini che il comunismo ha fatto nel corso della sua storia nel mondo in virtù degli obiettivi che esso avrebbe voluto realizzare. Sì, abbiamo fatto questo, però puntavamo a quello. E così si giustifica, su queste basi giustificazioni se non creiamo una memoria collettiva condivisa in quanto coscienza civile e coscienza morale. E quindi usciamo dal doppio standard e oggi quello che cercheremo di fare è di parlare dei rossi e dei neri per quello che hanno fatto e quello che avrebbero voluto fare, a quale idee si ispiravano e quali progetti hanno effettivamente e concretamente posto in essere e messo sul piano. E quello di cui parliamo è una fase storica che oggi, forse con qualche errore, però prevalentemente è da considerare chiusa. Tant'è che voi di quelle storie, di quei fatti, di quelle vicende, immagino che non sappiate assolutamente nulla. Avete parlato con il giudice magistrato? Sì,
che vi ha raccontato della vicenda di Aldo Moro, per me, per quelli della mia generazione, Nero Brasi. Cioè, La commissione indagini stragi sul Moro. Per me fa parte della contemporaneità, dell'esperienza. Io andavo all'università e Moro passava sui corridoi, lo vedevo, insegnava all'università dove io studiavo. E era una figura, come dire, abbastanza familiare. Lui e la sua scorta, mi ricordo benissimo. Per voi è nulla, un nome come tanti altri personaggi di storia che sono distantissimi dalla vostra esperienza. Io cercherò invece in qualche modo di mettervelo vicino. È una fase storica, come stavo dicendo, che qualcuno considera definitivamente chiusa. Ma è definitivamente chiusa? Ed è un altro dei problemi che viviamo noi come società, che abbiamo tante contraddizioni, viviamo tante arretratezze, è quello di considerare chiuse determinate parentesi nel momento in cui risulta comodo adottare questa linea. Perché scavare, andare più a fondo, forse è scomodo, si tirano fuori degli scheletri dagli armadi, ma a chi giova, a cui protest tirare fuori? Abbiamo raggiunto una verità giudiziaria e quella è sufficiente. Ma per una società civile è sufficiente, è valida, basta una verità giudiziaria, cioè quella che si scrive nelle aule dei tribunali dove il giudice dice questo è colpevole e quello è innocente. La verità giudiziaria è una verità legata alle responsabilità dell'individuo, è una verità che ricostruisce le responsabilità individuali. E non ci servono a noi come società le responsabilità individuali, o meglio sono soltanto un passaggio, è una cosa importante. Quello che a noi serve non è una verità giudiziaria, è una verità storica e le verità spesso non coincidono. La verità storica perché individua le responsabilità nel dato collettivo, non in quello individuale. La verità storica ha bisogno di ricostruire il contesto, la filosofia, la cultura dell'epoca, lo spirito e che chiaramente lo zeitgeist di quegli anni che ha determinato certe azioni. E è importante ricostruirle per comprendere chi siamo stati realmente e sulla base di ciò che siamo stati, cosa vogliamo essere, se vogliamo continuare ad essere quello o vogliamo cambiare, ma si può cambiare sulla base di una conoscenza reale di come sono andate le cose. E per avere una conoscenza reale di come sono andate le cose bisogna mettersi in gioco, e in primo luogo bisogna mettere in gioco le proprie idee, i propri convincimenti, le proprie azioni, il proprio passato, essendo disposti a metterlo totalmente in discussione. Se non si entra in questo spirito è meglio non cominciare affatto, perché non si creano le condizioni per un cambiamento reale, ma sempre quei cambiamenti parziali che fanno del nostro paese un paese sempre del vorrei ma non posso. Avremmo tante possibilità, gli italiani un grande popolo, nei momenti di difficoltà tirano fuori il meglio. Sì, vorrei ma non posso, c'è qualcosa che mi frena, e quel qualche cosa risiede nella nostra cultura, nella nostra storia, ma anche nel nostro sistema politico e negli interessi che la politica tiene celati per lunga parte. Il periodo di cui parliamo è quello del terrorismo, e voi probabilmente non sapete nulla di terrorismo, adesso sapete qualcosa, sapere intendo dire conoscere sulla base della propria esperienza diretta, non soltanto delle letture. Lo sapete perché c'è il terrorismo di matrice islamica, il terrorismo jihadista, che magari fa dire ai vostri genitori quando vi dite c'è un volo a Ryanair a Parigi a 20 euro, papà io ci vado, attento perché a Parigi c'è stato il Bataclan, a Parigi ci sono stati, è proprio il caso di andare a Parigi. Ecco, forse i riflessi del terrorismo che voi vivete sono questi. Il terrorismo però si manifesta e si è manifestato nella storia in tantissimi modi. Qual è quello italiano specifico? Il terrorismo c'è di matrice religiosa, il terrorismo di matrice micronazionalista. Non so se avete mai sentito parlare dell'ETA e i Paesi Baschi, il micronazionalismo basco. Facevano gli attentati perché ritenevano che la patria basca fosse qualcosa di diversa, al pari della Catalogna, che vuole staccarsi e essere una nazione a sé. I Paesi Baschi hanno una lingua diversa, sono qualcosa che si avvertono come profondamente diverse dal popolo spagnolo e volevano staccarsi. Tant'è che come i curdi, i baschi sono un popolo che afferisce a due diversi stati, ci sono i Paesi Baschi francesi e i Paesi Baschi spagnoli, perché è una zona di congiunzione, e volevano una nazione diversa, volevano un paese. E come cercano di realizzarlo, di raggiungere questo obiettivo? Con il terrorismo. Il terrorismo di matrice micronazionalista che si sposta al terrorismo di matrice religiosa lo troviamo invece in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, l'IRA, avete sentito mai parlare? Irish Republican Army, che si è sciolto recentemente, proprio recentemente, paesi dove quelle contrapposizioni che noi viviamo come remotissime, come qualcosa che appartiene agli altri tempi, fanno parte della vita quotidiana.
Ancora adesso, quando a Belfast ci sono le manifestazioni degli orangisti, c'è il muro che separa la città e da una parte e dall'altra si scatenano sassi, cioè adesso ci si limita a questo, ma gli scontri armati, i morti che ci sono stati in Irlanda sono innumerevoli. E dunque c'è il terrorismo di matrice religiosa, c'è quello di matrice etnica. Il terrorismo di matrice etnica, avete sentito parlare degli Hutu e dei Tutsi, di quello che succede in Ruanda? 1 milione di persone sono morte, non con le mitragliatrici, fatte a pezzi, con i macelli, con i pugnali, con i bastoni, semplicemente perché appartenevano ad un'etnia diversa. Hutu e Tutsi si odiavano, da sempre si sono odiati, il popolo delle pianure da una parte e quello delle montagne, i pastori dall'altra. Due etnie diverse si sono massacrate negli anni 90 con le truppe dell'ONU che erano lì a guardare, non potevano far nulla, 1 milione di persone sono morte. Stiamo parlando di numeri inimmaginabili. Quello che invece viviamo noi nel nostro paese non è né di radice nazionale o micronazionalista, né di matrice religiosa, né di matrice etnica, è il terrorismo di matrice politica. Di due forze, perché assume due diverse sembianze il terrorismo, che partono da una considerazione, l'insoddisfazione profonda della realtà in cui si trovano a vivere e il desiderio, anzi la volontà, la pervicacia di cambiarla, ricorrendo a che cosa? A uno strumento che in determinati momenti della nostra storia assume addirittura un valore morale, lo strumento della violenza, laddove non si riesce a fare diversamente si usa il ricorso alla violenza. E badate bene che questa violenza, che assume quasi un valore morale, è sposata come tale da tutte le correnti politiche e culturali politiche che si affacciano nel nostro paese. La prima che vi viene in mente, che secondo voi è del tutto aliena dal ricorso alla violenza, qual è? Quale corrente politica culturale? Chi è che è del tutto alieno dall'uso della violenza e predica pace? Chi sono? Nella voce alta, tanto io non metto voti, non ho registro, non vi posso bocciare. Chi sono i comunisti, i liberali, i repubblicani? Chi sono? I cattolici? La Chiesa? Chi è che professa? E se io vi dicessi che la Chiesa invece ci sono stati momenti particolari, e non parlo dell'epoca, no? Il terzo secolo, il quarto secolo dopo, parlo di anni recenti in cui anche il pensiero cattolico, anche la Chiesa cattolica ha parlato di violenza giusta. Adesso io spesso faccio delle incursioni passato-presente, se vi confondo, e questo lo dico sempre come avvertenza, se vi confondo qualcuno alza il dito e dice così ci confondo, questo facciamo in maniera graduale, altrimenti queste cose, se no ve le dico così come mi vengono in mente. Sapete qual era la matrice culturale dei fondatori delle Brigate Rosse? Da quale ambiente, da quale milieu culturale vengono? Quel cattolicesimo che sposa l'idea di violenza giusta, guardando in una realtà particolare, a quale realtà guarda questo cattolicesimo dove dice la violenza è giusta? Andando a ripescare, nella storia delle dottrine politiche si ritrovano tracce di questo, nel 600, lo Stato moderno, Jean Baudin, i monarcomachi, quelli che dicevano il re, per quanto è re per volontà di Dio, e il Dio che, non sapete, la derivazione divina del re, nel momento in cui si comporta male nei confronti dei suoi sudditi, cioè tradisce quello che è il suo compito, è diritto del suddito, bistrattato, offeso, deriso, eccetera, di sfarsi del re attraverso il regicidio, attraverso l'uccisione. Così come nella famiglia è giusto che il figlio si ribelli al padre, a un padre autoritario, dittatoriale, attraverso il ricorso alla violenza e lo uccida. Stiamo parlando di correnti filosofiche e culturali, non dell'ultimo garzone incavolato che parla perché il padre lo maltratta. Quindi è una tradizione che affonda nel passato, e quando negli anni 60 la realtà dell'America Latina era caratterizzata da un forte connubio fra la Chiesa Cattolica e le oligarchie al potere, che si erano inserite al potere instaurando dei sistemi autoritari dittatoriali, e la Chiesa era complice, la figura l'effigie che rappresenta al meglio questo è palazzi lussuosissimi con pranzi riservati dove c'è il dittatore di turno con i rappresentanti del potere, quelli che adesso chiamiamo i poteri forti, i rappresentanti dei poteri forti che siedono a questa tavola e insieme ai banchieri, gli industriali più in vista del paese che finanziano
in maniera generosa il dittatore, c'è anche generalmente il vescovo, ricoperto d'oro, generalmente un po', come dire, rubicondo, perché certamente non è questo a fianco però di una chiesa, invece di una chiesa di campesino, quella vicinissima ai cittadini, ai contadini, ai poveri, che riscopre la sua funzione evangelica e in quel contesto particolare scopre quelle teorie, che poi vengono tradotte in una linea di pensiero e una linea politica ben precisa, la teologia della liberazione, in cui si sposa l'idea dell'esercizio della violenza come esercizio giusto. Tenete presente questo, perché ci arriviamo fra poco quando vi parlerò della fase di passaggio delle Brigate Rosse, dalla prima fase, le prime Brigate Rosse alle seconde, quando cambia gestione e cambia la linea politica delle Brigate Rosse. Ricordate bene questo particolare. Dunque, la violenza viene assunta come valore e come strumento, anzi come strumento e come valore, sia dalla sinistra sia dalla destra, che escono insoddisfatte dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. A sinistra questa idea, questa filosofia nasce da cosa? Ha origine nel ribellismo giacobino della rivoluzione dell'89, dove con la violenza una classe rovescia l'altra e crea le condizioni per un cambiamento reale. Sono i rivoluzionari francesi, il terzo stato che rovescia l'aristocrazia, sconfigge la nobiltà e si appropria del potere e inaugura l'epoca della modernità. È un po' un mito quello della rivoluzione francese e del giacobinismo, che crea un'eredità culturale dove la violenza ha un determinato tipo di valore, mentre invece a destra questo tipo di esaltazione della violenza e di valore ha un altro momento fondativo che è altrettanto importante anche per la sinistra. Dove si incrocia questo legame violenza e politica? Dov'è che si sposano e la violenza diventa non più un'attività dell'individuo, ma diventa una filosofia, una pratica di massa? Fino alla prima guerra mondiale il terrorismo era esistito, il terrorismo di matrice anarchica c'era, ricordate, no? E sapete benissimo che l'attentato a Francesco Ferdinando fu in realtà un pretesto, non è quello il motivo per cui scoppia la guerra, perché negli anni immediatamente precedenti, dal 1878 in poi, di teste coronate che cadono sotto i colpi di pugnali, bombe o pistolettate, sono diversi. La stessa Sissi, no? La principessa Sissi, viene ammazzata da un anarchico italiano con una pugnalata, adesso c'è la statua di fronte alla stazione. Sante Casette, il presidente francese viene ucciso in un attentato. Lì la violenza risiede ancora nell'attività, è parte dell'attività dell'elaborazione, del disegno di un individuo che, scusate il bisticcio di parola, individua nella testa regnante il simbolo, non soltanto il simbolo che rappresenta l'unità della nazione, ma colui il quale lo rappresenta concretamente, non simbolicamente. È un po' quello che succedeva negli eserciti, nelle guerre antiche, che restano antiche fino al 1914, ricordate le guerre in cui morto il capo, quando muore il capo è persa la guerra, tant'è che per evitare inutili spargimenti di sangue in alcuni momenti, e sapete benissimo, invece che confrontarsi grandi eserciti, gli eserciti arrivavano uno di fronte all'altro, cioè è inutile che facciamo morire 20.000 persone, il capo di uno e il capo dell'altro si affrontano, chi vince ha vinto e gli altri sono salvi, perché il capo rappresentava il re, rappresentava non simbolicamente, concretamente. Questo fino a quando viene ucciso Francesco Ferdinando, scoppia la prima guerra mondiale e lì è il cambiamento. Lo spartiacque che segnala la comparsa della violenza come pratica di massa e come valore, come elemento costitutivo della vita dell'individuo, non dell'individuo singolarmente preso, ma dell'individuo come parte di un collettivo, è proprio con la prima guerra mondiale, nella quale si esercita e si esplica una violenza mai vista prima, una violenza selvaggia, non ci sono ancora gli accordi di Ginevra che stabiliscono alcune regole. Se poi basterebbe leggere alcuni diari dei soldati in trincea o di politici, o meglio politici che poi diventano politici ma vivono l'esperienza della prima guerra mondiale, per vedere quanto raccapricciante, quanto esasperata fosse la violenza esercitata in quel frangente. Voi dovete immaginare per esempio cosa è costato e quanto è costato ad alcuni giovani della vostra età, perché andavano in guerra a 20 anni, uccidere i propri compagni perché erano rimasti nella terra di nessuno, feriti e sofferenti fra una trincea e l'altra,
e non si poteva mettere la Croce Rossa, alzarsi e andare a raccogliere i feriti per curarli. Non c'erano queste convenzioni, la convenzione di Ginevra ancora non c'era. E allora lui vedeva il tuo amico che soffriva e sapevi che sarebbe morto dopo 24-36 ore di sofferenze inenarrabili. E allora il modo migliore per aiutarlo era prendere bene la mira e ucciderlo. E questo è soltanto uno dei tanti fatti che vanno raccontati. Voi pensate, vivere 3 anni, 4 anni, in questo contesto, in cui la violenza è la cifra dell'agire quotidiano, cosa succede nel momento in cui la guerra finisce? Questo tipo di violenza viene spunta, si riesce a liberarsene oppure diventa qualcosa d'altro? Voi che siete arrivati al centrismo, quindi un po' di storia contemporanea l'avete fatto, fatemi interrogare e tornate indietro a quando c'è il dopoguerra e l'avvento del fascismo in Italia, l'avvento del nazismo in Italia. Quanto fu importante la violenza che si era assimilata come valore e il fatto che fosse utilizzata in un determinato contesto. Qual è il contesto? E da qui c'è la separazione dei due tipi di violenza e delle due ideologie che si divaricano, a partire proprio dall'esperienza della guerra mondiale. Da una parte coloro che avevano esercitato la violenza massima per difendere la nazione, e identificano nazione, difesa della nazione, difesa della patria con la violenza estrema, massima. E dall'altra parte coloro i quali durante la guerra assistono ad un esperimento inedito, unico nel mondo. In Russia i soldati rivoltano i fucili contro i propri capi invece che contro un nemico e fanno la rivoluzione, affermano il potere popolare, il proletariato conquista il potere e c'è la prima rivoluzione socialista che si realizza grazie alla violenza ed è anche questa l'origine di un mito. La rivoluzione si realizza attraverso un gesto violento, la presa del potere passa attraverso, come dice Mao nel 49, attraverso la canna di un fucile. Altra frase famosa di Mao di allora è: la rivoluzione non è un pranzo di gala, non è una cosa per signorini che vanno in giacca e cravatta, la rivoluzione è un atto violento, un atto cruento. Ripeto, viene quasi idealizzata quella violenza, quel passaggio violento che risulta essere indispensabile. Ma cosa crea quella violenza vissuta in quel modo? Avete mai sentito parlare degli arditi durante la guerra? Sapete, queste erano persone di un coraggio unico, andavano con il tascabane con le bombe a mano, senza fucile perché dovevano muoversi velocemente, con il pugnale in bocca e dovevano passare oltre le linee nemiche, e lì c'era il problema del reticolato, una cosa banalissima per noi che non ci pensiamo minimamente, e invece per milioni, decine di milioni di ragazzi che è uno spettro, è il filo spinato che viene disteso e che impedisce il contatto diretto fra due opposte fazioni. Per battere giù quel reticolato ci sono giorni e giorni di bombardamenti e spesso non si prende bene la misura e le bombe vanno sulle proprie trincee. Per risolvere questo problema nel 17 in Italia, vicino in Friuli Venezia Giulia, vicino Manzano, viene fondato un corpo speciale, gli arditi. E sono persone particolarmente motivate, particolarmente coraggiose, stiamo parlando di ragazzi di 21 anni, che vanno in quel modo, la bisaccia con le bombe a mano, il pugnale fra i denti e camminando a gattone devono passare oltre il filo spinato, andare nell'altra trincea e fare piazza pulita, entrando in trincea magari in un lato della trincea, quindi non è un attacco frontale che era quello classico che ci si aspettava, da un lato all'inizio della trincea, e poi spesso la trincea era fatta zig zag proprio per evitare che la parte che avesse subito l'attacco poi avrebbe ceduto direttamente, l'incavatura quella concava probabilmente avrebbe fatto da argine. Entravano in un'estremità della trincea e poi, mentre i soldati guardano avanti e si aspettano l'attacco da davanti, questi lateralmente, da dentro la trincea, si fanno largo con le bombe in mano e con i pugnali. Allora, uno vive così dal 17 quando viene fondato fino a quando finisce la guerra, oppure vive con un fante normale che va all'attacco e deve subire degli ordini spesso folli, che ordini di morire, vai a morire, perché o ti sparano i carabinieri alle spalle, se tu ti rifiuti, o ti spara il nemico. L'attacco alla baionetta verso altre trincee era 9 volte su 10 morte. I generali lo sapevano benissimo, quando davano l'ordine dicevano: quanti sono il nostro plotone? 1900 muoiono, e lo sapevano. Ecco, quelli che resistono, che sopravvivono, quando tornano alla vita civile, secondo voi, vanno a tornare a fare gli impiegati delle poste, a mettere i timbri normalmente? Quel tipo di violenza è un qualcosa che hanno vissuto e che li condiziona.
Ma il problema è, se ci sono forze politiche che la raccolgono, la esaltano, cercano di utilizzarla, anziché cominciare ad aiutare, a espungere quel tipo di violenza, la assimilano come valore, come pratica, ecco che diventa la cifra della vita politica quotidiana da quel momento in poi. E caratterizza, per esempio, la destra, da quel momento in poi teorizza la bella morte, la morte coraggiosa, la morte per la patria. Cosa c'è di meglio che da offrire il proprio petto alle pallottole nemiche in nome e per conto della patria? E diventa un valore. Guardate bene, il culto della bella morte nasce adesso e attraversa tutta la nostra storia, la storia della destra italiana, fino ad oggi, perché c'è ancora il culto della violenza, di una morte coraggiosa ed eroica, che lascia memoria di noi ai posteri, una vita eroica che vale la pena di essere vissuta. Diventa addirittura la base esistenziale filosofica della destra violenta e rivoluzionaria, mentre la base politica è la nazione. Questo diventa il portato più significativo di quello che diventa il terrorismo di destra. Violenza sposata alla nazione, una nazione che la prima guerra mondiale sancisce come vincitrice, vince l'idea di patria, l'idea di nazione. Trieste, Trento, Gorizia, l'unità che si realizza, la prima guerra mondiale vede la nazione vincitrice e chi ha partecipato alla guerra è un eroe. Ogni famiglia che ha un parente, e tutte le famiglie italiane hanno avuto qualcuno che ha partecipato alla guerra, lo dicono con orgoglio. Questo binomio, violenza e nazione vincitrice, diventa con la seconda guerra mondiale violenza e nazione perdente, una cosa di cui vergognarsi. Le famiglie che avevano un combattente nella seconda guerra mondiale lo tengono nascosto, si vergognano perché era considerata dopo una guerra ingiusta, una guerra d'aggressione, una guerra fascista, di cui nessuno aveva motivo di vanto. Non so se avete visto, qual è il film di La famiglia? Ettore Scola, qualcuno si è visto il film La famiglia di Ettore Scola con Gassman? Esattamente questa, un fratello, un membro di questa famiglia, torna dalla guerra dopo essere stato prigioniero in India, catturato dagli inglesi e fatto da prigioniero in India, è chiuso, vive chiuso in camera, un po' perché è depresso, ma nessuno porta omaggio a questa persona che si è sacrificata per la patria, è qualcosa da tenere nascosto e da dimenticare. E questa diventa la cifra culturale, filosofica e politica di quello che diventa il terrorismo di matrice neofascista. A sinistra invece abbiamo quello che dicevo poco fa, il mito della vittoria rivoluzionaria, il mito della Guardia Rossa, andiamo avanti e conquistiamo il potere poi conquistato attraverso, o meglio, l'idea che si trasmette è un'idea mitologica che non rispecchia la realtà. Il comunista pensa che c'è le Guardie Rosse che prendono d'assalto il Palazzo d'Inverno e conquistano il potere. Il Palazzo d'Inverno non fu preso d'assalto, il Palazzo d'Inverno ormai era sguarnito. Il re si era dimesso, aveva abdicato già da tempo, c'era un governo rivoluzionario, fu un passaggio quasi, come dire, notarile. E quei pochissimi morti che ci furono, persone che un po' bevute caddero dalle scale, furono schiacciate dai propri commilitoni, perché i cosacchi che stavano a difesa del palazzo si arresero subito. La rivoluzione fu un processo diverso, costruito diversamente, grazie all'azione di guida che esercitò Lenin. Allora, abbiamo qui due idee assolute che cercano di affermarsi l'una a dispetto dell'altro a partire da un elemento, da un'altra cosa importantissima e che ci mette in collegamento con la prima guerra mondiale. Queste due idee assolute che reputano possibile affermarsi soltanto una a scapito dell'altra prendono corpo e si sviluppano con la seconda guerra mondiale, dalla quale escono insoddisfatti sia gli uni sia gli altri. Chi trae secondo voi motivo di soddisfazione e di gaudio da quella fine della guerra mondiale? Chi è che ritrae motivo di soddisfazione? Secondo voi l'avete fatto recentemente, quindi dovreste sapere qualcosa. Chi l'ha detto? Gli Stati Uniti, gli alleati, quelli che fanno di questo scacchiere dell'Europa un nuovo terreno di loro pertinenza. Le forze che partecipano alla guerra, specialmente la parte più cruenta, quella che mette davvero gli italiani in guerra gli uni contro gli altri, la guerra civile del 43-45, vede da una parte i fascisti e da una parte gli antifascisti.
con un'operazione fatta a posteriori dove i comunisti cercano di identificare l'antifascismo con il comunismo. L'antifascismo fu una cosa diversa. Antifascisti erano i militari che si rifiutano di combattere insieme ai nazisti, le prime forme di resistenza sono dei militari. Antifascisti erano i liberali, c'erano i cattolici, no, i socialisti, non soltanto i comunisti. Ma questi due sono quelli che traggono motivo maggiore di insoddisfazione dalla fine della guerra civile, perché la guerra civile si combatte con coscienza, cioè con la coscienza di stare a combattere una guerra civile. Qual è la caratteristica della guerra civile? Perché è importante, in termini negativi, certo, aver vissuto l'esperienza di una guerra civile? Cosa lascia in eredità? Cosa c'è di diverso con una guerra normale? In cosa si differenzia la guerra civile? Qua non sono giochi di parole. Quando si dice guerra civile, qui c'è stato un golpe, bisogna stare attenti con le parole sono significati, sono idee, sono concetti, sono valori. Guerra civile si differenzia dalla guerra normale perché nella guerra normale l'obiettivo di un esercito è sconfiggere l'altro esercito. È, come diciamo poco fa, addirittura trovare delle forme che evitano spargimenti di sangue, sancendo però la vittoria di uno a scapito dell'altro. Ho vinto, trattato di pace, io mi becco tutto il piatto perché ho vinto. Però la legittimità dell'altro non viene messa in discussione. La guerra civile fa esattamente questo, nega legittimità all'altro, lo vuole negare come entità. È una guerra, quella civile, che si fa tra una comunità di pari dove uno vuole togliere, cancellare l'esistenza dell'altro da sé, con tutti i suoi bisogni, i suoi desideri, con tutto ciò che rappresenta. E di guerre civili, laddove ci sono state, le tracce profonde che hanno lasciato sono tracce segnate dal sangue e dalla sofferenza di intere popolazioni. Gli Stati Uniti d'America, che sembra ne siano usciti, se vai a vellicare, a toccare sotto sotto gli Stati del Sud e quelli del Nord, non è che le cose sono veramente così pacifiche e sono state superate. In Spagna altrettanto. Guardate, badate bene, non a caso, in questi paesi dove c'è stata una guerra civile, o la guerra dei 30 anni in Grecia, ricordate? Sono guerre civili dove i greci combattevano con i greci. Ebbene, parte proprio da allora un invito che va in direzione completamente opposta a quella che ho fatto poco fa sulla memoria, un invito a dimenticare. E parte addirittura dalla Grecia di allora, dice, l'oblio, l'invito all'oblio perché ricordare la tragedia perpetua la tragedia, ricordare ciò che fu matrice di odio rinnova la produzione di quell'odio. E allora dimenticare. Ed è esattamente quello che nelle guerre civili si tenta di fare, perché la traccia che lasciano è troppo profonda. La guerra civile in Italia ha una particolarità diversa da quella della Spagna e degli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America non c'è discussione, sono i nordisti e i sudisti che si scannano come maiali l'un l'altro in anni di guerra atroce. Quando noi riuniamo la prima volta il Parlamento dello Stato Unitario, il Risorgimento all'insieme della libertà, la dignità dell'uomo, nel 1861, pochi giorni dopo, scoppia la guerra civile negli Stati Uniti d'America. È coincidente. In Spagna è ovviamente diverso, perché in Spagna, sapete, hanno partecipato altri paesi con le brigate internazionali. Però gli spagnoli sapevano che era una vicenda che riguardava loro, sapevano che a un certo punto le brigate internazionali sarebbero tornate a casa, e infatti nel 1938 c'è il famoso discorso di Dolores Ibarruri a Barcellona dove ringrazia, dice, compañeros, come si dice, ringraziate? Vi ringrazio. Sì, vabbè. Però è giunta l'ora. Questa è una questione nostra. Se la gioca la Spagna, e se la gioca la Spagna. Diversamente in Italia la guerra civile che inizia fu una guerra civile la cui conclusione soddisfa quantomeno i vincitori, cioè coloro che vi partecipano, perché guardate bene, quello che succede negli Stati Uniti e quello che succede in Spagna, lo dico nel romanzo in forma diversa, e queste cose mi appassionano e le ricordo addirittura in letteratura per cercare di farle passare come insegnamento, dicono: adesso si tratta di ritrovare nuove ragioni per stare insieme, non chi aveva colpa e chi aveva ragione. È come, facciamo un esempio che tocca un po' più voi da vicino, due ragazzi che stanno insieme, la coppia, che litigano, quando litigate, se uno comincia a fare, tu hai detto e tu hai fatto, no, ma io ho detto così perché tu hai detto così, ah sì, io ho detto così perché tu hai detto così, perché io avevo detto così,
non se ne esce. Il modo per uscirne è quello di non dimenticare chi ha avuto avuto, ma dire quali sono le cose che ci consentono da questo momento in poi di continuare a guardare avanti insieme, che te mano nella mano, se si tratta di coppia, insieme io e te, metà popolo italiano che si richiama al fascismo e metà popolo italiano che si richiama all'antifascismo. Ci sono ragioni? Quelle ragioni non si trovano. Perché? Perché la guerra civile nel nostro paese finisce grazie all'intervento degli altri. Arrivano gli americani, si mettono in mezzo e decidono che a un certo punto quella guerra è finita. Ma quelli che stanno combattendo in realtà non riconoscono l'altro come vincitore, perché chi ha vinto è come due che stanno facendo a pugni. Arriva il padre di uno, oppure lo zio, oppure il barista, esce fuori, li separa e magari prende le parti di uno e dice: tu adesso continui a venire al bar, lui invece no, lo tiro fuori. E quello dice: perché me? Mica l'ha sconfitto lui, tu lasciaci soli, ce la vediamo fra di noi, noi vediamo chi è che c'ha diritto a restare al bar, però facci confrontare a me e lui. E gli americani, il barista dice: no, qui adesso ti sto io, perché il bar lo controllo io e guadagni, facciamo che 20% me lo becco io. Adesso una metafora forse poco appropriata, la prima che mi viene in mente. E da quel momento in poi, all'interno di quei due versanti, quello fascista e quello comunista, ci sono dei segmenti non così residuali, guardate bene, che reputano quella guerra ancora non conclusa e non riconoscono né legittimano lo Stato che viene fuori da quella conclusione. E così, se c'è una parte consistente dell'antifascismo, una parte consistente del fascismo, che poi diventa post-fascismo, che in qualche modo riconoscono quello Stato, lo legittimano ed entrano a far parte di quello Stato e delle istituzioni attraverso dei partiti politici che partecipano alla battaglia politica, vengono eletti, vanno in Parlamento e così via, ci sono delle frange non così residuali che dicono: quel risultato non è quello nostro, quella guerra deve continuare in qualche modo, e continua, qualcuno usa il termine, una guerra civile strisciante che continua per procura, dove coloro i quali si richiamano all'antifascismo della resistenza e coloro i quali si richiamano al fascismo della guerra civile continuano a combattersi. Quale sembianze prendono questi raggruppamenti? Prevalentemente quello di gruppi terroristici che non riconoscono alcuna legittimità allo Stato che è uscito fuori dalla resistenza e dal periodo della guerra, così come è finita. E dunque abbiamo quella violenza e l'idea della resa dei conti come il substrato culturale che alimenta e forma la neodestra e la una nuova sinistra e una nuova destra che hanno un obiettivo in comune. Sono opposti, ma hanno un obiettivo in comune: abbattere la società borghese e capitalista che esce fuori dalla seconda guerra mondiale. È il nemico comune. E qualcuno ogni tanto sussurra e dice: prima combattiamo insieme contro un nemico comune, poi ce la vediamo fra di noi. Ritornando alla metafora del bar, è come se due ragazzi divisi dicessero: adesso facciamo il cappotto al barista, che una volta che ce li liberiamo, ce la vediamo fra di noi e chi vince controlla il bar. In qualche modo, sostanzialmente, è questo. E allora, ed è il tema prevalente di quel libro, cosa succede? Che quella destra e quella sinistra che dicono la guerra non è finita, non hanno fiducia nello Stato democratico che sta nascendo. E le organizzazioni paramilitari clandestine continuano a sopravvivere. Però, e qui arriva un elemento interessante, non sono soltanto espressione di questi piccoli gruppi non residuali, ma minoritari. No, le brigate, le squadre, le organizzazioni paramilitari che restano in vita fanno riferimento ai tre partiti di massa. Perché tutti quanti in realtà non sanno come andrà a finire nel nostro paese e non si fidano. Quando finisce la guerra, ma chi è che sa come si metteranno le cose prima del 47, prima del 48 e subito dopo? Perché cosa è successo? Il mondo è diviso in due e nessuno ha ceduto alla tentazione o al desiderio di affermare il proprio potere, la propria ideologia, i propri interessi, i propri valori sull'altra parte. La rivoluzione mondiale è qualcosa che molti auspicano, così come altri auspicano invece la cancellazione di quell'ideologia e di quella realtà.
poco prima che finisse la seconda guerra mondiale, Winston Churchill, che aveva capito quale sarebbe stato il problema dell'Unione Sovietica, sapete cosa dice? La bomba atomica, altro che sui giapponesi, bomba atomica a Mosca, chiudiamo il problema prima che sorga. Perché aveva capito che quello sarebbe stato il problema del futuro. La divisione del mondo in due, con i tentativi, in molte forme, dell'una o dell'altra parte di allargare la propria sfera di influenza. E badate bene, qui è un elemento importantissimo, senza mettere seriamente, ufficialmente in discussione gli accordi di Yalta, che dicevano questa parte del mondo a te, questa parte del mondo a me. Bisognava vivere all'interno di quello schema, ma con modi diversi, con tanti artifici, che scendere nei particolari sarebbe lunghissimo, ogni parte faceva in modo di estendere la parte del proprio controllo a scapito dell'altro. E in questo ebbe un ruolo importante le organizzazioni paramilitari di cui vi parliamo. Tutti se ne dotarono, anche i cattolici. Testimonianze ormai acclarate, dicono, avevano le armi nelle sacrestie, nelle caserme dei carabinieri, perché quello che sarebbe successo non si sapeva. L'ex presidente Francesco Cossiga lo dice, io a quel tempo ero giovane, avevo il mitra. E noi avevamo le armi dentro la caserma dei carabinieri e se avessimo visto un comunista che prendeva la pistola, noi scendevamo in piazza con le armi e ci sarebbe stata la vera guerra civile, la seconda parte, quella conclusiva. E siccome ci sono però delle forze potenti che ci sono messe in mezzo, la Russia di Stalin da una parte e gli Stati Uniti d'America di Truman dall'altra, quegli equilibri non si possono mettere in discussione, tantomeno in maniera così evidente, ed ecco che le forze paramilitari clandestine acquistano sempre più spessore e sempre più potenza. All'interno di queste troviamo poi quelle organizzazioni terroristiche che segnano la storia del nostro paese, almeno fino a tutti gli anni Ottanta, con il sangue e con una storia scritta con il sangue, di due fazioni, la destra e la sinistra, che vogliono rovesciare i risultati della Seconda Guerra Mondiale e si presentano come alternativi al sistema. Non fa in tempo a finire la guerra, i fascisti sconfitti creano i fasci di armati rivoluzionari, i FAR. Nella Costituzione si va discutendo, guardate bene, le date, io non sono fanatico, però in qualche caso sono importante. L'Assemblea Costituente e il referendum vengono fatte il 2 giugno del 1947. La Costituzione ancora non è fatta, viene varata, adesso abbiamo i 70 anni della Costituzione, viene varata il 1 gennaio del 1948, si sta lavorando. Prima ancora che fosse emanata la nostra Costituzione si forma il partito neofascista che la Costituzione stessa avrebbe vietato. Il Movimento Sociale Italiano nasce nel dicembre del 1946 ed è un ulteriore segnale del fatto che quella guerra civile non è finita, i fascisti stanno là e nessuno, guardate bene, nessuno abbiura il proprio passato e dice no, abbiamo sbagliato, non siamo più quelli. No, sono quelli con i loro simboli e la loro politica. Braccio alzato, l'inno al duce, il corpo di Mussolini, la salma che viene prelevata, viene rubata dal cimitero, o dei gruppi fascisti che appena finita la guerra occupano la sede della radio a Roma, a Montemario, per mandare il disco con l'inno fascista, per far vedere che noi ci siamo e ci resteremo. E i fasci armati rivoluzionari sono l'anima illegale del Movimento Sociale Italiano, che sta lì per dire torneremo e realizzeremo quello che abbiamo voluto. Ossia che cosa? E questo è importante, quel processo che avrebbe realizzato la rivoluzione fascista che venne abbandonata quasi prima di elaborarla. Il fascismo nasce rivoluzionario, anticapitalistico e antiborghese. Successivamente, avete fatto il corso, successivamente prende una piega completamente diversa attraverso i fiancheggiatori, la politica di Mussolini, va a sostegno delle classi dirigenti, favorevole al capitalismo italiano, bla bla bla. Però aveva una ambizione rivoluzionaria che viene rispolverata esattamente nel 1943 quando c'è l'armistizio, l'Italia si ritira e Mussolini viene arrestato. Non a caso si chiama Repubblica Sociale Italiana, abbandona tutto quello che era stato regime monarchico, autoritario, però con delle venature, come dire, dove il totalitarismo era sostanzialmente ridotto e limitato dalla presenza della Chiesa, dalla presenza del re. Vogliono la rivoluzione antiborghese e anticapitalista con la Repubblica Sociale. E sono i gruppi che dicono la guerra non è finita, continuano a tenere le armi in mano per fare esattamente le cose che avrebbero desiderato fare allora, soltanto che li fanno in un contesto completamente diverso, quello di una repubblica democratica fondata sul lavoro, all'interno del quale tutti i partiti sono legalizzati,
e possono esercitare alla luce del sole la loro attività perché siamo una Repubblica Democratica. Loro non la riconoscono e vogliono cambiare le carte in tavola attraverso che cosa? Le organizzazioni paramilitari clandestine e i gruppi terroristici. Una cosa simile fa la sinistra rivoluzionaria. Quella che quando finisce la guerra, all'interno del Partito Comunista dice questa resistenza ha tradito se stessa. Parla di tradimento della resistenza, dice no, noi non abbiamo combattuto per questo, non abbiamo rischiato la vita in montagna per questo risultato. Quello per cui abbiamo rischiato la vita è la realizzazione della Repubblica Popolare Italiana, quella della rivoluzione socialista nel nostro paese. Non c'è stata, perché sono arrivati a bene, la creeremo lo stesso. E ci sono dunque posizioni importantissime in senso rivoluzionario, sia neonazionalista, rivoluzionario corporativo e fascista del movimento sociale delle organizzazioni parallele, sia di quelle di sinistra. È una vita che procede politica, devo dire, procede su queste direttrici. E basta vedere che avete sentito mai parlare dell'associazione Ordine Nuovo, l'organizzazione mai sentita nominare? Ordine Nuovo, che è un gruppo terroristico, viene fondato negli anni 50. Prima come gruppo, come associazione culturale, come gruppo di studio, e poi nel momento in cui si scioglie come gruppo di studio diventa un vero e proprio gruppo di carattere terroristico, che negli anni 70, negli anni 80 si macchia anche di omicidi. E assieme a Ordine Nuovo nasce Avanguardia Nazionale Giovanile, un'altra organizzazione terroristica di estrema destra, che nascono, guardate bene, questo è importante, nascono con l'ambizione di realizzare quella rivoluzione fascista che durante il fascismo non si era realizzata. E allora qui entrano in ballo cose complesse che risulta un po' difficile semplificare al minimo per renderle comprensibili. Secondo voi, in quel momento, quando abbiamo la presenza di queste pulsioni rivoluzionarie neofasciste, che potrebbero bilanciare pulsioni rivoluzionarie comuniste in un contesto segnato dalla guerra fredda e dalla tendenza di realizzare il comunismo per via rivoluzionaria nel nostro paese, ecco, questi di destra da chi potrebbero essere, tra virgolette, utilizzati? Chi entra in scena sulla nostra piazza politica? Questo è il vero problema del nostro paese, che non siamo, dall'inizio della nostra storia repubblicana, non siamo liberi, autonomi, indipendenti da sempre e per sempre. C'è sempre qualche regista, qualche attore politico diverso che si intromette in virtù e in nome della tutela e della difesa dei suoi propri interessi. Voi pensate che già nei mesi precedenti la fine della guerra, ex fascisti e mafiosi vengono contattati dai vertici delle organizzazioni di intelligence americana, allora non si chiamava ancora CIA, era la OSS, Office of Strategic Services, vengono avvicinati ed arruolati. Perché? Perché erano i più fedeli e più leali interpreti dell'antifascismo che era sposato anche dagli Stati Uniti d'America, scusate, dell'anticomunismo che era sposato dagli Stati Uniti d'America, che erano preoccupatissimi di un eventuale spostamento dell'Italia sul versante sovietico, erano preoccupatissimi di una rivoluzione di carattere bolscevico, e dunque già da allora avvicinano e arruolano i rappresentanti di queste forze, che sono mafia da una parte e terroristi di destra dall'altra, in chiave anticomunista. Tanto per dirvene una, ci sono certo dibattiti, molti storici che non sono d'accordo e tanti altri sì, sembra che ci siano documenti, alcune cose che ho letto e dicono così. Sapete chi aiuta gli americani per sbarcare in Sicilia? Prima di sbarcare cosa fanno gli americani, sapendo benissimo che sbarcare su un'isola non è esattamente una passeggiata, specialmente su un'isola come la Sicilia, per le difficoltà logistiche. Sapete chi avvicinano gli americani prima di sbarcare? Avvicinano i mafiosi. Lucky Luciano è in prigione negli Stati Uniti d'America e viene avvicinato da quello che è il capo della OSS, che poi diventa CIA, il quale chiede l'appoggio dei picciotti siciliani a sostegno dello sbarco e dell'invasione americana per garantirsi la pace. E non dunque, che so, una cosa in cui erano abilissimi i siciliani, proprio per il fatto che era isola, controllavano il territorio e avrebbero reso la vita difficilissima alle truppe alleate. Chiedono l'aiuto al capo della mafia italo-americana, promettendogli in cambio la revisione del processo. La mafia aiuta gli americani nello sbarco, Lucky Luciano ha la revisione del processo, poco dopo esce di carcere. Da allora abbiamo le manine che si intromettono nella nostra politica e la determinano in funzione di interessi che non sono nazionali e italiani,
ma interesse di un sistema più generale. Secondo voi perché la minaccia terroristica e questo tipo di clima finisce negli anni Ottanta? Cosa succede che determina il cambiamento? Il terrorismo italiano è una variabile dipendente dagli equilibri internazionali. Non è indipendente, non è soltanto una storia italiana, come ha detto qualcuno quando ha parlato dell'omicidio di Aldo Moro. Quella è una storia italiana. No, la storia italiana fino ad allora è una storia che vede le intromissioni, le interferenze, le ingerenze, le collaborazioni, gli aiuti, chiamateli come vi pare, di altri paesi che hanno notevoli interessi su quel tipo di equilibrio. Il terrorismo viene definitivamente considerato chiuso e morto negli anni Ottanta, perché nell'89 c'è la caduta del muro di Berlino e cambia mondo. Il mondo non è più quello di un tempo, di prima, e quella minaccia non c'è più perché non c'è più comunismo. E la minaccia comunista, la nostra storia, il nostro paese e l'Europa cambiano nel 1989. Fino ad allora però, ebbene, ce n'è da raccontare. E siamo arrivati soltanto all'inizio degli anni 50 con la nascita delle organizzazioni terroristiche di matrice neofascista. Quando è che possiamo parlare di violenza che si organizza proprio come terrorismo, come violenza di massa? La miccia, o meglio, l'esplosione da che cosa è determinata? La miccia comincia a bruciare negli anni 50 e arriva però la deflagrazione nel 1968 con i famosi moti del 68, quando le contraddizioni di cui stiamo parlando giungono a maturazione, in particolare una cosa, il grande sentimento, desiderio di cambiamento e di novità che viene espresso dalle giovani generazioni, che vogliono un mondo più a loro misura. Il problema è che negli anni 68 sono profondamente insoddisfatti, negli anni precedenti, vivono un sentimento di profonda insoddisfazione, sia i giovani di destra sia i giovani di sinistra, perché non vedono in quel mondo il mondo per il quale i loro genitori o loro stessi avevano lottato. È una intera generazione che è insoddisfatta di che cosa? Del fatto che l'unica preoccupazione dei genitori sia quella di mettere la bistecca a tavola, perché quando erano giovani loro in tempo di guerra non si mangiava la carne, di potergli comprare la giacca o il maglioncino perché loro vivevano con le maglie con i buchi, cioè assolvere ad un compito che era meramente limitato all'aspetto materiale. E parliamo invece di generazioni che, una volta risolto il problema materiale, e beh, sapete che l'essere umano, una volta che ha risolto quello, vive altri problemi. Ricordate il vecchio aforisma primum vivere, deinde filosofare. E quando qualcuno che lavora, vedi dei ragazzi che non sanno, tu dici mandalo a lavorare, fai in modo che non ci abbia pane e prosciutto tutti i giorni, vedi come gli passano i grilli per la testa. Questi grilli per la testa cosa sono? È l'ambizione, i sentimenti, gli ideali più alti, che non sono semplicemente quelli di avere il piatto di pasta con la giacchetta, ma improntare la propria vita a qualcosa di più importante, di più significativo, che dia valore a quello che fai e che ti dia soddisfazione, non gratificazione del momento, ma ti proietti su una dimensione altra, dove attribuisci valore a ciò che fai, alle tue idee, ai tuoi sentimenti, ai tuoi ideali, che diventano patrimonio comune, collettivo. Ebbene, queste generazioni di destra e di sinistra sono profondamente scontente, perché la vita che stanno vivendo, il risultato di quella guerra e dei sacrifici dei genitori, non va incontro alle loro ambizioni. Cosa vogliono? Un mondo di liberi e di uguali, l'amore libero, la musica. Sono parole d'ordine abbastanza, poi abbiamo parlato nel 68, un po' confuse, un po' borracciate, molte contraddizioni, ma quello che c'è dietro è un bisogno quasi viscerale di trasformazione e di cambiamento della vita di tutti. Ecco quello che è importante nel 68, arriva prepotentemente la dimensione collettiva. Se ho risolto i miei problemi individuali, tipo cerco lavoro, trovo un bel lavoro, mi fidanzo, mi compro la macchina e do l'anticipo per casa, ho risolto. Fare queste cose per quelle giovani generazioni, e immagino, spero, anche per molti di voi, quello è soltanto l'inizio, non è il punto d'arrivo. Se fosse il punto d'arrivo, ben mediocre vita ci aspetterebbe. Allora, c'hai il lavoro, tutti quanti lo vorrete il lavoro, poi quando cominci a lavorare per la mattina ti il cartellino e dici mamma mia, oggi pure vado a lavorare, ma dici già c'ho la febbre, ho la febbre, meno male, non vado a lavorare, c'ho il lavoro, mi sono sposato, c'ho la macchina e c'ho la casa, e poi, ecco, e poi abbraccia tutta la gioventù e non soltanto di quegli anni, che vuole qualche cosa di più. E dove va a pescare nella propria esperienza, nel proprio immaginario, per avere qualche cosa di più?
nell'idea che bisogna cambiare la società nell'insieme, non devo risolvere il mio problema individuale, devo risolvere il problema generale. E come lo risolvo il problema generale? Con la rivoluzione. E la sono una rivoluzione, quelli di destra, di un certo tipo naturalmente, e quelli di sinistra, e creano le organizzazioni che dovrebbero assolvere a questo compito, quello di creare esattamente la rivoluzione. Dopo gli anni del 68, quando però cosa succede nel nostro paese? Il 68 cosa porta? Porta a un'ascesa impetuosa di queste istanze di libertà, porta a una crescita del movimento operaio, degli ideali di liberazione dell'umanità e così via, che mette seriamente in pericolo la società borghese e gli equilibri che essa aveva creato. Ed ecco che per arginare questo fenomeno, questo problema, per criminalizzarlo, per fare in modo che l'opinione pubblica, che la popolazione, anziché schierarsi a favore di costoro e invocare anche loro un cambiamento così radicale, li indicassero come responsabili di gravi fatti che si stavano per produrre e che si produssero esattamente con queste finalità. Nel 1969, il 12 dicembre, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura scoppia la prima bomba che fa 16 morti, inizia la stagione delle stragi. È una cosa molto importante che denota l'inizio di un'attività nella destra che, badate bene, non deve essere confusa, perché a destra, noi nel terrorismo di destra, abbiamo stragismo e golpismo, che sono due cose diverse. Il 69 a cosa doveva servire? Lo stragismo era funzionale al golpismo, ossia la strage, grande paura, naturalmente richiesta da parte della popolazione di sicurezza. In che modo poteva essere garantita la sicurezza? Da un governo autoritario. Si chiede a Romuald, che è Presidente del Consiglio, di applicare lo stato di emergenza. Come si chiama lo stato di? Polizia. No, stato d'assedio. Polizia. Non mi viene. Stato di emergenza. E quindi massimi poteri esecutivi, no? Parlamento messo in mora. In quel contesto il Presidente del Consiglio non se la sente di adottare una scelta così radicale e verrà punito, si cercherà di punirlo dai terroristi di destra che avevano messo la bomba apposta per creare tensione nel nostro paese, la strategia della tensione. E quando deve andare qualche anno dopo nella questura di Milano a scoprire il busto del commissario Calabresi, che è morto sotto il piombo dei militanti di Lotta Continua, viene fatto un attentato proprio lì dove doveva stare lui, con una bomba a mano, e muoiono 4 persone, se non sbaglio, e altri feriti, perché non aveva fatto ciò che questi da destra gli chiedevano, ossia lo stato d'emergenza. Ed è l'inizio della fase del terrorismo e degli anni di piombo del nostro paese, che acquista, badate bene, questa sembianza dello stragismo, ed è caratterizzata questa prima fase dal terrorismo di destra, prevalentemente da quello, con finalità golpiste. Vogliamo un colpo di Stato che porti al potere i militari, un potere autoritario di marca semifascista che sia tutore e garante degli equilibri mediterranei. È quello che è accaduto e c'è già in Europa. In Spagna c'è Francisco Franco, dal 1939 quando finisce la guerra civile. In Portogallo c'è Oliver Salazar, altro dittatore. In Grecia nel 67 i colonnelli entrano con i carri armati nelle università, guardate caso, i soggetti che prima bisogna tenere sotto controllo sono i giovani, soggetti rivoluzionari per eccellenza, i carri armati entrano nelle università e in possesso del potere, c'è il regime dei colonnelli, dittatura in Grecia. Stiamo parlando dell'Europa mediterranea, mancava il quarto anello per fare quello che dicevano i fascisti allora. Dopo Atene, Roma viene, ed era Spagna, Portogallo, Italia e Grecia. L'Europa mediterranea fascistizzata, ed è in quella direzione che vanno, sostenuti da chi aveva interesse a che quella soluzione si realizzasse. Io non voglio adesso produrre elementi troppo problematici e magari che vi confondono, però qualcosa mi sembra importante dirla, per dirvi, badate bene che la politica è il regno del possibile, laddove spesso accade che per raggiungere un obiettivo devi fare esattamente il contrario di quello che immagini sarebbe necessario. Non so, è un po' confusa la cosa, no? Devi raggiungere quell'obiettivo proprio per, come dire, aggirando il problema. Scendo nel concreto così vedo rendo più chiaro. Italia mediterranea, Europa mediterranea. L'Europa mediterranea ha dei problemi serissimi, che sono: uno, la presenza dell'Italia, che è un paese instabile, è un paese incerto, non si sa bene quello che vuole fare,
C'è un partito al potere, che è un partito stato, la Democrazia Cristiana, che è il più fedele interprete della politica americana in Italia. Però, e questa è una cosa che bisogna dire, erroneamente la sinistra per tanti anni ha considerato la Democrazia Cristiana un servo sciocco degli Stati Uniti d'America, perché quello che gli americani dicevano, i democristiani facevano. Non è stato proprio così, esattamente così, perché c'erano dei settori importanti all'interno della Democrazia Cristiana che ritenevano importante valorizzare e dare sbocco agli interessi nazionali. Questo accade specialmente nella seconda metà degli anni 50, primi anni 60, dove c'è un personaggio di cui voi forse non avete mai sentito parlare, che è importantissimo, e si chiama Enrico Mattei. Avete mai sentito parlare di Enrico Mattei? Presidente dell'ENI? Enrico Mattei diventa presidente dell'ENI, dirige l'ente nazionale degli idrocarburi in un momento fondamentale della nostra storia, quando l'energia gli serviva per far marciare le fabbriche. Guardate bene che la politica internazionale a questo poi alla fine serve, a tutelare gli interessi nazionali. A noi serviva il petrolio per far marciare le nostre fabbriche. Noi abbiamo un problema da sempre: il nostro è un paese trasformatore. Diversamente dalla Germania, noi per esportare come la Germania ci dobbiamo, scusate, giusto così, stiamo tra amici, dobbiamo far mazzo così, perché noi non abbiamo materie prime. Allora noi dobbiamo comprare le materie prime, trasformare i prodotti ed esportarli, sostenendo dei costi maggiori naturalmente rispetto alla Germania, che le materie prime ce le ha. Scavano la terra, prendono il ferro, l'acciaio, il carbone, chissà, le materie prime ce l'hanno, la bauxite, il piombo, quello che serve per fabbricare, noi dobbiamo comprarlo. E l'Italia dunque vive un po' di arretratezza da questo punto di vista. E non si sa bene quello che vogliono fare i democristiani, perché? È perché oscillano un po', però c'è questo settore dei democristiani che dice tuteliamo gli interessi nazionali, e danno la carica di presidente dell'ENI a questo Enrico Mattei, che realizza una politica di tutela e salvaguardia dell'interesse nazionale senza preoccuparsi di ricorrere alla corruzione politica, per esempio. Cioè, a me che mi frega in Europa? Lui dice, i partiti sono come un taxi. Io che faccio un taxi? Lo chiamo, entro, dico dove mi deve portare, gli do i soldi e me ne vado. Il partito è la stessa cosa per me, perché io devo operare a tutela, in funzione, a tutela degli interessi nazionali. Non mi frega niente se vado in deficit. Adesso abbiamo questo problema del deficit. Non mi frega niente se vado in deficit, perché lei non è un ente privato che deve avere il pareggio di bilancio, stare in attivo. Posso stare anche in passivo. L'importante è che quel passivo genera sviluppo, ricchezza del paese. E allora va in giro a fare gli accordi e pesta i piedi ai grandi petrolieri. Va a fare gli accordi con i grandi paesi produttori, dove voi sapete che, allora penso adesso siano cambiate le percentuali, quando tu vai in un paese straniero, produttore di petrolio, tu sei forte, c'ha le armi, e lui no, è debole, quindi deve fare muto e obbedisci, tu vai lì e ti prendi il loro petrolio e dici 50%, 30% a te, 70% a me. Le grandi compagnie petrolifere, la BP, la Shell, la Exxon e questi qui, che prendono il petrolio nei paesi arabi, danno ai paesi arabi, che è loro il petrolio, il 30% e per sé trattengono il 70%. Mattei va in giro in questi paesi, il primo accordo che facciamo è con l'Iran, allora la Persia. Mattei va lì e dice, guardate, a me non mi frega niente di avere il 70%. Facciamo così, 50 a voi e 50 a me. Scardina il meccanismo e il commercio internazionale che si regge sul petrolio. Naturalmente voi pensate come le grandi compagnie possono vedere questo italiano che va in giro e gli fa perdere una montagna di soldi. Perché? Perché lo offre ai paesi produttori la metà di quello che producono e non soltanto il 30%. E infatti Mattei muore con un attentato aereo, stranissimo. Si sa che è un attentato, non si sa chi fu. Ebbene, questa è quella parte di Democrazia Cristiana che in qualche maniera tutelerebbe gli interessi nazionali. Però la cosa a cui volevo arrivare è esattamente questa. Gli interessi nazionali nostri sono tutelati dagli americani da sempre. Adesso infatti avete visto una delle prime preoccupazioni di Di Maio, una volta che si è avvicinato all'area di governo, è stato di tranquillizzare l'opinione pubblica internazionale e andare negli Stati Uniti d'America e dire oh, abbiamo scherzato con la filorussismo, Noi atlantici, perché adesso in Italia cercare di manifestare l'intenzione di in qualche maniera variare gli equilibri a sfavore degli americani, a nostro favore, significa che tu sei politicamente morto. Autonomia e indipendenza da questo punto di vista noi ne abbiamo zero, tant'è che la forza antisistema per eccellenza vale e dice no, no, NATO, atlantici, eccetera. Il Partito Comunista, nei suoi eredi, D'Alema e Veltroni,
va al governo quando ha abbiurato rispetto alla propria esperienza. Veltroni ha chiamato il partito della sinistra Partito Democratico come gli americani e ha dichiarato io non sono stato mai comunista. Senza questo, col cavolo che andavano al governo, questo per dirvi la presa che ha ancora quel paese su di noi. E allora, siccome questo paese ha su di noi una presa così seria, così importante, c'è un altro paese nell'area mediterranea che dice: ma perché gli americani devono pensare soltanto a voi? Gli americani dovevano pensare soltanto a noi perché noi eravamo fondamentali nello scacchiere internazionale, perché siamo al confine col mondo comunista. E c'è un altro paese, appunto, sta nel Mediterraneo, che è appena nato e dice: ma perché questi devono pensare soltanto a voi? Chi è questo paese? È Israele. E i servizi segreti israeliani, il Mossad, è dimostrato adesso che hanno in più di un'occasione contatti con le Brigate Rosse e con il terrorismo italiano. Perché? Erano amici? Erano in qualche maniera, convergenti idealmente, politicamente? No! Però li aiutano perché aiutare il terrorismo rosso significa incrinare il rapporto tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America. Così, per liberarsi un po' le mani da questa patata che bolle, troppo bollente, dove c'è il terrorismo rosso di matrice brigatista, gli americani possono dedicare un pochino più di attenzione a Israele, che vuole maggiore attenzione da parte degli Stati Uniti d'America. Per raggiungere questo, appunto, le vie tortuose della politica, cosa fa? Aiutano i terroristi rossi. Tant'è che sembra, e le vicende del rapimento Moro di cui ha parlato sono ancora adesso totalmente sconosciute, che tutto il processo si è aggiornato su un famoso memoriale di due terroristi, che adesso è appurato che quel memoriale è falso. E tutto il processo, tutta quella vicenda si regge su una vicenda che è stata raccontata in maniera falsa. Quindi vedete a che livello siamo. Terroristi rossi che erano invece aiutati, in questo caso anche perché erano in sintonia ideale, con il terrorismo di matrice medio orientale, con il terrorismo di matrice palestinese. Tant'è, i terroristi italiani rossi dove si allenavano, dove si addestravano? In Libia, nel Medio Oriente, in Libano. Venivano istruiti da parte dei veri terroristi, quelli che il terrorismo lo conoscevano bene. Vedete che la situazione è molto confusa. E ripeto, la miccia che fa esplodere tutto è nel 1968 con il famoso movimento. E allora, cerchiamo di seguire un po' le vicende. Cosa succede? Questi giovani ribelli di cui vi stavo parlando sono profondamente insoddisfatti della linea del Partito Comunista, perché dicono: ti sei imborghesito. Tu non vuoi più il comunismo, non vuoi più la rivoluzione, hai tradito i tuoi ideali, e noi invece quegli ideali vogliamo affermare, e l'unico modo per affermarli è quelli di non restare più all'interno del partito, ma di uscire fuori, creare uno strumento nuovo, diverso, che adotta anche una linea politica diversa. E così nascono i gruppi della sinistra extraparlamentare, in un contesto che è fortemente segnato da queste pulsioni di novità, di cambiamento, di rivoluzione che ci sono nel mondo, dove veramente a sinistra si è convinti che il comunismo è a portata di mano. Cosa è successo nel mondo? Nel 69-70? In Cile va al potere il governo di unità popolare di Salvador Allende, che poi verrà rovesciato con un colpo di Stato finanziato dagli americani nel 73. Nel 59 un signore barbuto, che è un liberale illuminato, si chiama Fidel Castro, porta avanti la rivoluzione, una rivoluzione nei Caraibi, nel cuore dell'America Latina, a due passi dagli Stati Uniti d'America, una rivoluzione di carattere nazionale e popolare. Gravissimo errore degli Stati Uniti d'America, che quella rivoluzione cosa fanno? La boicottano e poi fanno l'embargo contro Cuba. Nel 59, quando c'è la rivoluzione, Cuba non è comunista, anzi, le vicende che portano alla rivoluzione vedono degli scontri molto aspri tra Fidel Castro e il Partito Comunista Cubano. Tra l'altro il Partito Comunista Cubano era stato nel governo di Batista, del dittatore, con due ministeri senza portafoglio. Perché diventa socialista la rivoluzione cubana? Perché gli americani fanno l'errore, uno degli errori più tragici della loro politica, della storia politica nei Caraibi, che chiudono i canali del commercio con Cuba. Decretano l'embargo, nessuna nave si può avvicinare a Cuba e portare i beni per strozzarla economicamente. È quello che adesso si vuole fare, Trump vuol fare con l'Iran, di nuovo, no? Cosa dice? Io metto l'embargo all'Iran e dico che qualunque paese, e si rivolge a noi, guarda noi, noi siamo il terzo paese esportatore in Iran, in Italia, noi non vogliamo, non vorremmo perdere le commesse
Perché se guardiamo le commesse dell'Iran, le fabbriche che producono per esportare in Iran chiudono e i vostri genitori vanno a casa con la cassa integrazione. E Trump, per dividere l'Europa, che cosa dice? Di nuovo, embargo all'Iran e misure conseguenziali con tutti i paesi che invece trattano con l'Iran. Cioè praticamente loro dicono che nessuno deve più esportare in Iran e quindi decretano il nostro futuro. Quello che fanno a Cuba nel 59 è esattamente la stessa cosa, con una piccola svista, che sono gli anni in cui, come vi ho detto precedentemente, c'è ancora l'equilibrio mondiale retto dagli accordi di Yalta, però sia gli americani da una parte sia i russi dall'altra vogliono stiracchiare l'accordo a proprio vantaggio. In che modo? Andando a coprire quelle aree geografiche che non sono coperte dall'accordo. L'accordo, sapete, prevede l'Unione Sovietica con gli stati cuscinetti dell'Europa orientale da una parte e il blocco occidentale dall'altra, quindi tutta l'Europa con gli Stati Uniti d'America. Ma ci sono tanti paesi che sono fuori, che ad esempio a un certo punto nel 1955 con la conferenza di Bandung cercano di diventare una forza politica, sono i paesi neutrali, i paesi terzi, con i quali si deve adottare una politica di buon vicinato per cercare di allargare il più possibile il proprio fronte. E a Cuba quello che fa l'America è esattamente un errore di questa natura, nel comprendere la situazione, mentre invece l'Unione Sovietica la capisce che cosa fa, vanno subito loro a Cuba a dire il problema qual è. Benissimo, di cosa ha bisogno Cuba? Si gioca l'accordo su due prodotti prevalentemente, quello di cui avevano bisogno, dovevano comprare, e quello che dovevano vendere. Cosa serve a Cuba? Serve il petrolio. Non c'è abbiamo, serve il petrolio. Benissimo, l'Unione Sovietica è uno dei paesi più importanti produttori di petrolio, ti vendo il petrolio a condizioni inferiori di mercato. Quanto costa sul mercato internazionale? $30 al barile, io te lo vendo a $20. Cosa hai tu? Canna da zucchero, lo zucchero. Bene, mercato mondiale dello zucchero, che si erano presi gli americani con la guerra del 98. Quanto costa lo zucchero sul mercato mondiale? $10 a quintale. Benissimo, te ne do 15. Accordi privilegiati, pagavano di più lo zucchero e pagavano di meno il petrolio. Naturalmente, quando un paese ricco va in aiuto di un paese povero, leggi di Stati Uniti d'America o Piano Marshall, non vanno mai per fare la verità, È come l'omino che sta fuori al supermercato che chiede l'euro, c'è chi o 50 centesimi, glielo dai e c'è quello che gli dice, oh io l'ho dato, però adesso portami il carrello e mettimi le borse in macchina, almeno guadagnatelo un pochettino, no? Esattamente quello che fanno i paesi quando adottano una politica di aiuto, ti aiuto ma tu in cambio diventi funzionale alla mia politica, diventi pedina di, e Cuba diventa pedina di. Però ai nostri fini, perché è importante Cuba? Non tanto perché diventa un paese del socialismo reale, perché a Cuba c'è un personaggio che si chiama Ernesto Guevara, detto El Che, che molti di voi magari indossano una maglietta, hanno un poster nella camera, non sapendo bene che cosa. El Che Guevara diventa l'eroe romantico di riferimento dei movimenti insurrezionali e rivoluzionari di tutto il mondo. Anche di quelli che non sapevano benissimo quale fosse l'insegnamento, il messaggio che portava avanti Che Guevara, che era un messaggio di carattere ottocentesco, la rivoluzione romantica vissuta a livello ottocentesco. Se voi guardate dei filmati, le immagini, o leggete qualcosa sulla rivoluzione cubana, secondo me anche voi fareste dei sorrisi di ingenuità nei confronti della rivoluzione, cioè quattro smandragati. La truppa, se andate alla Habana c'è il Museo della Rivoluzione, dove c'è Granma, che è il piroscafo con il quale arrivano i rivoluzionari. È una barchetta, è un piroscafo da pescatore, c'erano 30 Barbudos. Stiamo parlando di rivoluzione, che era l'attacco di pochi guerriglieri rivoluzionari della Sierra Maestra che scendono in città, attaccano la caserma e fanno arrendere i soldati. Cioè, una rivoluzione di quella, appunto, stampo risorgimentale, di rivoluzione umana, che fanno pensare più a Pisacane che non a Lenin, la rivoluzione cubana. E questo eroe diventa... Sì, questo eroe che diventa il simbolo è colui che incarna un'idea di rivoluzione romantica esattamente a questo livello, pensando che si possano sollevare le masse attraverso l'accensione di focolai rivoluzionari. Come muore Che Guevara? Dove muore? Ricordate? In Bolivia. Aveva finito ormai il suo compito a Cuba, anzi cominciava a diventare un intralcio perché le sue posizioni erano abbastanza antisovietiche, i sovietici non vedono troppo di buon occhio Che Guevara, e Fidel Castro, che è un realpolitik, un politico realista,
abbandona l'idealismo e si vuole in qualche modo sbarazzare di Che Guevara, che prima se ne va in Africa, in Angola, a fare la stessa cosa, fa l'addestratore per alimentare, e poi se ne torna in America Latina, in Bolivia, dove ha il compito, vuole andare a sollevare lo spirito rivoluzionario dei gruppi campesinos morti di fame, sfruttati, viene intercettato e viene ucciso in Bolivia nel 67 e diventa un eroe rivoluzionario. Perché è importante? Perché la teoria dell'accensione di focolai rivoluzionari viene assimilata, così com'è, dalle organizzazioni clandestine, quelle terroristiche italiane, che pensavano di fare esattamente la stessa cosa, un po' e un po', la logica di cui si appropriano le Brigate Rosse, quando, cosa fanno? Vogliono creare, attraverso gesti eclatanti rivoluzionari, una situazione tale per cui l'opinione pubblica comincia a sposare la loro causa. Vogliono in qualche maniera far scoppiare quei focolai rivoluzionari. Ricordate bene, non so se vi ricordate o ve lo dico io, le Brigate Rosse quando colpiscono un obiettivo lo fanno in virtù del fatto che quell'obiettivo rappresenta qualcosa simbolicamente. Quali sono gli obiettivi delle Brigate Rosse? Della prima fase. Per questo che ho parlato poco fa di due fasi. È quella che va dalla fondazione dal 1970 fino al 75. E in che cosa consiste? Vi ho chiesto, però non ho risposto, non sapete chi viene colpito dalle Brigate Rosse. Giornalisti, prevalentemente giornalisti, magistrati, tutori dell'ordine. Noi non spariamo all'uomo, noi spariamo alla divisa. A me colpì molto questa cosa quando ero poco più che ventenne, il parco vicino a casa mia dove portavo a spasso il cane. Però il cane portava spazio naturalmente tutti i giorni, 3 volte al giorno, dove lo porti, era un cane grande a sgambare al parco. In quel parco, quel quartiere, veniva attraversato quel parco da un poliziotto tutti i giorni, che io forse ho visto pure una volta, sono andato a una denuncia per uno sbarramento, non so di che cosa. Avete presente voi il classico poliziotto, quello un po' attempato, con la pancia, che c'ha la pistola, quello non sa neanche come si usa la pistola? Poliziotto da commissariato che prende le denunce, tipo la signora del piano di sopra ha buttato l'acqua con la candeggina sui panni e me l'ha macchiata, si mette lì con 2 dita e batte la denuncia. È quel povero disgraziato, quartiere periferico, stipendio da fame, la famiglia modestissima, la moglie non lavorava, i 2 figli a carico che andava a scuola, diceva eccetera, e beh, qualcuno ha detto che quella l'hanno divisa da colpire, l'hanno ammazzato con un cane lì in mezzo alla strada. Io ricordo che colpì molto questa cosa, e da allora sentì la teorizzazione. Abbiamo sparato al simbolo. Dietro quella divisa c'era una persona con una storia, probabilmente le persone tutte quante quelle che vi girano intorno, anziché sviluppare un sentimento di simpatia nei confronti di quell'organizzazione, hanno sviluppato esattamente il contrario. Ma questa è già la seconda fase delle Brigate Rosse, adesso devo cercare di sintetizzare un pochino. La storia del terrorismo italiano non si può completare soltanto nelle Brigate Rosse, perché ci sono organizzi, partitini, gruppetti extraparlamentari che sono un po' il brodo di cultura di quella cultura della violenza. E sono quelle organizzazioni che nascono a sinistra del PC. I nomi non vi dicono niente, vi faccio giusto. Lotta Continua, Avanguardia Operaia, Il Manifesto, poi c'era il Movimento Studentesco, Potere Operaio. Man mano che si procede si va sempre più a sinistra. Il Potere Operaio era un'associazione extraparlamentare che faceva da ponte di collegamento con le prime organizzazioni terroristiche. Le Brigate Rosse nascono nel 1970 come collettivo politico metropolitano, che nell'arco di poco tempo decide: non ci sono spazi per un'azione politica democratica nel nostro paese alla luce del sole, all'aperto, entriamo in clandestinità. Ci creiamo come gruppo armato clandestino che ha l'obiettivo di creare il partito armato, e questo già è un programma, il partito armato per la rivoluzione, la rivoluzione socialista nel nostro paese. Ma quelle che nascono con questo obiettivo all'inizio sono in realtà le Brigate Rosse che non sparano, sono quelle che agiscono ancora, non so se voi sapete, all'inizio della guerra, delle guerre indiane, no? Fra i visigoti e gli indiani, quando l'indiano che non aveva capito che aveva di fronte un esercito sanguinario che aveva l'obiettivo di sterminarlo, pensava e ancora agiva all'insegna di quelli che erano le sue credenze in virtù, o meglio, in merito alla dignità dell'uomo. Sapete come veniva considerato
sconfitto un soldato con una giubba blu dall'indiano, quando si confrontavano e l'indiano lo toccava col bastone o con l'ascia, lo toccava, anche forse pesante, lo toccava, in quel modo t'ho colpito come i bambini quando giocano, t'ho sparato, sei morto, però non lo uccidevano. Cambia l'andazzo quando vedono come si comportavano diversamente. Ecco, le brigate rosse dell'inizio sono un po' come gli indiani, andavano avanti per rappresentazioni simboliche. L'omicidio di cui vi ho parlato è già della seconda fase. Per esempio, prendono un importante dirigente della Fiat, lo rapiscono, lo mettono in un camioncino, gli attaccano un cartello al collo, nemico del popolo, il giornale per far vedere la data, dopodiché lo insultano, eccetera, e lo liberano. E così fanno con altri personaggi. La cosa più eclatante che fanno è dentro la Magna di Marelli danno fuoco ad un camion, cioè fanno delle azioni dimostrative durante le quali, diciamo così, che i proletari avrebbero dovuto acquistare coscienza di classe per associarsi a loro. Fanno delle assemblee, cominciano a far crescere il livello di coscienza di questi gruppi. L'unico fatto veramente importante è il rapimento di un giudice. Il giudice Sossi viene rapito nel 73 e dopo una lunga trattativa viene lasciato, ed è una cosa su cui si discuterà molto dopo, cercando di capire quello che hanno fatto le Brigate Rosse. Perché il giudice Sossi lo avete liberato e invece l'onorevole Moro lo avete ammazzato? Il giudice Sossi era già un precedente a cui non potevate richiamarvi. Avevano rapito Sossi con lo stesso obiettivo di Moro, apparentemente, quello per il grande pubblico. Rapiamo un personaggio importante in maniera tale che i media parlano di noi e lo Stato che viene a trattare con noi in quel modo ci riconosce e ci legittima. E cosa facciamo noi? Chiediamo la liberazione di X detenuti politici. Se loro lo fanno, ci riconoscono un ruolo e siamo legittimati, siamo riconosciuti. È tutto questo il meccanismo che scatta in occasione del rapimento di Moro. Soltanto che con il giudice Sossi abbiamo questo epilogo non calcolato. Il giudice Sossi viene lasciato. E le Brigate Rosse operano in questo modo fino al 1975, quando la cosiddetta direzione storica, Curcio, Franceschini, Mara Carroll, guidano l'organizzazione. Ricordate quando ho parlato poco fa della violenza giusta, per tenere a mente questo discorso dei cattolici, dei sacerdoti? Ebbene, come vengono arrestate, viene colpito il vertice delle Brigate Rosse, prima fase? Grazie ad un cattolico. Un cattolico però che apparteneva a quella tradizione e a quell'ideologia. Frate Mitra si chiamava, ed era famoso perché era un sacerdote, teologo della liberazione, che aveva combattuto in America Latina, combattuto, non pregato, aveva combattuto, tant'è che siccome si era fatto un nome, lo chiamavano Frate Mitra, perché usava bene il mitra. Questo viene avvicinato dai servizi segreti italiani e viene indotto ad arruolarsi nelle Brigate Rosse per infiltrarle. Inizia il contatto a mo' di trattativa e le Brigate Rosse accettano in virtù del fatto che questo era un personaggio importante per le cose che servivano a loro, ossia le tecniche di guerriglia. Il giorno dell'appuntamento, nel luogo dell'appuntamento, non c'è Frate Mitra, ci sono i servizi speciali che arrestano i tre brigatisti. E inizia la seconda fase, quella in cui il livello di scontro cresce e si comincia a sparare. E qui c'è tutto un problema di carattere interpretativo, perché un elemento delle Brigate Rosse si chiama Mario Moretti, ancora vivo, vegeto, sta in regime di semilibertà, è colui che guidava le Brigate Rosse dell'omicidio Moro. Mario Moretti aveva saputo in tempo, da una soffiata, che si stava procedendo alla chiusura di quella trappola. La motivazione per cui non avrebbe avvertito in tempo i suoi amici, la giustificazione che lui ha addotto, è che non ha trovato il gettone in tempo per telefonare. Nell'epoca dei telefonini questo problema non ci sarebbe stato. Allora i telefonini non esistevano e bisognava avere il gettone per usare il telefono pubblico per chiamare. Naturalmente i tre della direzione strategica non ci hanno creduto e sono finiti tutti quanti in gattabuia. Chi diventa capo delle Brigate Rosse in quell'occasione? Ma guarda un po', Mario Moretti. E che linea porta avanti Mario Moretti? No, quella dello scontro simbolico, delle azioni così come abbiamo visto precedentemente. Alzare il livello di scontro per creare le condizioni per realizzare la rivoluzione socialista nel nostro paese. Le Brigate Rosse cominciano a sparare. Nel 75 lui prende il potere, la direzione delle Brigate Rosse.
il rapimento di Moro c'è nel 78, quando già di spari ce ne sono stati parecchi, di morti per terrorismo ce ne sono stati parecchi, si è innalzato il livello di scontro. Ora quella che vi dico è una delle interpretazioni possibili, di cui il fondatore delle Brigate Rosse invece è convinto che Mario Moretti sia un agente dei servizi segreti infiltrato e che abbia preso la direzione delle Brigate Rosse per alzare il livello di scontro in maniera tale da favorire da parte dello Stato un analogo innalzamento del livello di scontro, applicare leggi restrittive e sconfiggere definitivamente il fenomeno del terrorismo, per richiudere in un angolo tutta l'insubordinazione sociale che si era realizzata in quegli anni nel nostro paese, che stava crescendo. Il 68 non è tramontato, guardate bene, la dinamica sociale dell'Italia in quegli anni è piuttosto, diciamo, un eufemismo, vivacetta, negli anni 70 in particolare. Ebbene, l'interpretazione è esattamente che abbia alzato il livello di scontro esattamente per questo, con alcuni casi assolutamente inutili, uccisioni assolutamente inutili, alcune invece purtroppo funzionali ad altri interessi. La prima e più importante è quella di Aldo Moro. Non credo che sia necessario intrattenermi su questo, perché se avete avuto ha parlato a lungo di questo. Però la cosa importante è, sono due: Aldo Moro sapeva di Gladio, adesso per cui Gladio è una banalità. Io ho scritto un libro, ho parlato a lungo, dice, vabbè, c'era Gladio, che sarà mai? Non percepite l'importanza di Gladio. Una delle cose era Gladio. Gladio era un'organizzazione paramilitare clandestina che viene creata dagli Stati Uniti d'America durante la Seconda Guerra Mondiale, che risponde a una logica cosiddetta stay behind. Gli americani, quando sta per finire la guerra, si pongono il problema e dicono: ma qua sti comunisti sono tanti e sono forti. Pensate che Tito voleva parte dei nostri territori, e infatti la questione di Trieste rimane risolta fino al 54, perché di chi è quella parte? Sapete la vicenda del Foibe, dall'altra parte quella di Corsus, no? Ci sono dei comunisti che dicono: questa è terra jugoslava, non è terra italiana, diventa subito territorio su cui sventola la bandiera rossa. E i comunisti sono un pericolo evidente per gli americani e per l'Occidente, dicono: l'Italia, eccola lì, è attaccata, stanno proprio, come dire, tatatette. Ed è possibile, in qualche frangente storico particolare, che l'Armata Rossa attraverso quel confine entra lì. I depositi segreti di armi e munizioni, in Italia c'erano circa 1000 NASCO, si chiamano, nascondigli di munizioni e di armi. A parte le armi leggere, quelle che stanno nelle sacrestie delle caserme, ma le armi pesanti, i carri armati, i cannoni, il tritolo, dove stanno? L'80% dei NASCO stanno in Friuli Venezia Giulia. E alcuni sono scoperti per errore, cioè un povero contadino disgraziato che sta lavorando col trattore, che cosa fa? Va giù lungo un pendio invece che seguire il vialetto, su quel pendio la terra frana, cede, il trattore si inchina, si apre una voragine e si scopre uno di questi depositi. Sto parlando non della buca che fa il cane, guardate bene, di caverne dove dentro ci si entrava con le jeep e con le macchine caricando le casse di armi. Alcuni degli attentati che si realizzano nel nostro paese sono fatti con il tritolo che è di quei depositi. Stiamo parlando di qualcosa di piuttosto grave e considerevole, e negli anni 70 questo è particolarmente vero. Stiamo parlando delle Brigate Rosse e delle due diverse fasi. La seconda fase che si afferma è esattamente quella che porta il livello di scontro ad alzarsi, per consentire a paesi terzi di poter intervenire. Per il caso Moro, mi ero dilungato un po' su quello, importante è vero, appunto, la Gladio, questa organizzazione con gli elenchi di cui non sapevamo nulla, noi l'abbiamo saputo soltanto dopo, con una polemica fra Andreotti e Craxi. Era un segreto di Stato che molti ministri della difesa neanche sapevano. Veniva detta questa cosa, quei ministri della difesa considerati fedeli, atlantici al 100%, perché lì c'era le conoscenze logistiche importantissime. E l'altro pericolo qual era? Era rappresentato dal fatto che Moro aveva deciso che i comunisti, ormai avevano abbandonato la via rivoluzionaria, la fedeltà a Mosca, eccetera, eccetera, potevano entrare al governo. E gli americani erano assolutamente contrari a far entrare i comunisti al governo. Ma voi pensate che una grande potenza
limita la propria azione all'aspetto ideologico ideale? Voi pensate che gli Stati Uniti d'America o ogni altra grande potenza non esita ad allearsi con il suo peggior nemico se gli interessi che deve tutelare e difendere sono interessi propri? Pensate che possa essere un limite la divergenza ideologica o politica? La divergenza non interessa assolutamente nulla, quello che conta sono gli interessi politici. Pensate che lei aveva un interesse politico che qui non si realizzasse quella apertura nei confronti del socialismo, del comunismo. E se i comunisti fossero andati al governo, qual era il rischio? Non è che allora era un problema perché questi sono comunisti, vogliono il socialismo, no, il problema vero per gli americani, che alla fine se qui prende il potere una borghesia diversa potrà anche cambiare il luogo. Il problema vero per gli americani era il lato da una parte e dove sono gli alloggiamenti delle armi atomiche nel nostro paese. Noi siamo un paese importantissimo per la NATO, ancora adesso noi abbiamo sommergibili con testate nucleari, abbiamo dei depositi con armi nucleari nel nostro paese di cui non siamo a conoscenza. Giustamente, se il Partito Comunista fosse andato al governo, avrebbe preso atto, avrebbe saputo dove stavano le armi atomiche custodite dagli americani nel nostro territorio, e il pericolo evidente era quello, ed è appurato, io ho visto negli archivi, da via delle botteghe oscure, dove c'era la sede del Partito Comunista, partivano ogni giorno rapporti e verbali all'ambasciata sovietica, la quale le trasmetteva cifrate a Mosca. Era un lavoro di infiltrazione reciproca, c'erano importanti elementi del Partito Comunista che avevano infiltrato le istituzioni e molti rappresentanti delle istituzioni che avevano infiltrato il Partito Comunista per sapere quali erano le misure e le mosse. E questa è una cosa che va avanti normalmente. Se avessero saputo dove erano dislocate le armi atomiche, ecco lì che gli Stati Uniti d'America avrebbero avuto l'obbligo di rifare tutto, rimettere insieme tutto l'apparato logistico, e non è una cosa che si fa in 5 minuti e che non costa nulla, fermo restando che c'è tutto un periodo di intermezzo durante il quale è come la ragosta quando perde il carapace e cammina libera, lì può arrivare il granchietto e fa di te così, è meglio. Perché non ha il carapace, non ha più nessuna difesa. E questo per quello che riguarda il terrorismo di sinistra, con la seconda fase che finisce con il rapimento di Moro. No, quello è il momento dell'apice, perché da quel momento in poi ci sono altri attentati terroristici, vengono fatte altre operazioni che costano moltissimo al nostro paese e che naturalmente costano moltissimo anche in termini di riduzione degli spazi di democrazia e di libertà, perché vengono varate delle leggi che restringono gli spazi di libertà dei cittadini, i quali lo accettano tranquillamente. Come abbiamo accettato noi le limitazioni che viviamo magari sorridendo quando andiamo in aeroporto adesso, con tutte quelle misure di sicurezza? Prima, voi non avete memoria, prima all'aeroporto sapete come si passava? Ciao, valigie, borse, portavi le forbici, il coltello, le cose, portavi tutto. Accendevano, c'era, una volta è capitato dentro un aereo nel fine anni 70, 80, addirittura c'erano degli arabi che si hanno acceso il fornelletto per prepararsi a pietanza. Hanno dovuto litigare con l'oste e dicendo no, non si può, cioè fornelletto dentro l'aereo. Tanto per dirvi, erano passati normalmente perché si passava normalmente. Perché l'abbiamo accettate queste limitazioni alla nostra libertà di movimento? Perché sappiamo benissimo che sono rivolte alla nostra sicurezza, servono per evitare il rischio di un altro 11 settembre e così via. Sul versante di destra, e sono rimasti pochissimi esempi, lì abbiamo un terrorismo di natura completamente diversa, che è lo stragismo rivolto al golpismo, con però una variante importante negli anni 70. Negli anni 70 cosa succede? Allora, fino al 1974, e lo dico proprio in poche parole, le organizzazioni terroristiche di estrema destra erano state, vi faccio uso un termine un po', diciamo, al soldo degli apparati deviati, dei servizi di sicurezza e di alcuni apparati americani. Cioè agivano a nome e tutela in conto di interessi atlantici. Servivano prevalentemente per arrestare la minaccia comunista, per farla contraltare al comunismo che poteva affermarsi. La prima grande frattura fra i neofascisti, badate bene, rivoluzionari, che per la loro rivoluzione erano diventati strumenti della reazione, la prima rottura c'è con la strage di Piazza della Loggia a Brescia nel 74. Quella strage
Sapete perché colpisce tutte quelle persone? A chi è la rivolta? Guardate bene che in politica e non soltanto, i segnali sono importantissimi, i segnali. È come se voi accendete la radio e mettete sulla lunghezza d'onda sbagliata, la radio non prende niente, ma gracchia, devi essere sintonizzata. I segnali in politica, bisogna avere le antenne giuste per poterli captare. Nel 74 nessuno nell'opinione pubblica aveva la capacità, le antenne per captare quel segnale. Quello che successe veramente nel 74 non è quello che dicono i giornali, a lungo hanno detto, perché là dove è stata messa la bomba, normalmente su quella piazza, c'era una macchina dei carabinieri che, siccome c'era la manifestazione e pioveva, la gente si è voluta mettere sotto i portici e la macchina si è spostata al lato opposto dove c'è la prefettura. La bomba era rivolta ai carabinieri. E perché era rivolta ai carabinieri? Era un messaggio per dire: fino adesso ci avete coperto, però abbiamo capito che ci avete strumentalizzato, ci state usando soltanto per i vostri obiettivi, ci state utilizzando come massa di manovra anticomunista, noi invece vogliamo realizzare un altro, o ci ridate la copertura che piano piano cominciate a toglierci, altrimenti noi vi colpiamo. A Pediano nel 72, a Brescia nel 74, i fascisti che erano stati sempre coperti, ora lo sono sempre di meno, si ribellano e adottano questa strategia. E lì c'è la rottura, e cominciate a vedere non a caso la magistratura che insegue e comincia a giudicare i terroristi fascisti in quegli anni. Uno di questi, quello che inizia la nuova era della magistratura, quella che comincia a operare contro il fascismo, il giudice Occorzio, viene ucciso da Giusma Pieravanti. Ora, se qualcuno piacciono questi argomenti e queste cose, si può leggere un libro dedicato a Giusma Pieravanti, che è un giovanotto che da adolescente è famoso in Italia perché era un attore di una, diciamo, una soap opera antelittera, uno sceneggiato, La famiglia Benvenuti, ed era una sorta di burino bianco sotto forma di sceneggiata, no? E lui era il bambino che recitava e era il protagonista di questa soap opera. È fulminato sulla strada di Damasco, 19enne, diventa un militante dell'estrema destra, questa operazione, diventa un pazzo scatenato che spara a rotta di collo, è quello che uccide il giudice Occorzio a 23 anni, è quello che sta in galera per la strage di Bologna, è quello che ha 7 ergastoli sulle spalle. Se leggete la sua biografia, la sua storia, non capisco come possa aver creduto di realizzare quegli obiettivi in questo modo. Quali sono gli obiettivi? Esattamente in quel momento, quando si stacca da quei segmenti dei servizi che gli avevano in qualche modo garantiti, adottano la linea cosiddetta dell'arcipelago. Sapete cos'è l'arcipelago? Insieme alle isole. La teoria dell'arcipelago è: non c'è una struttura centralizzata che comanda, ognuno che vuole si forma un piccolo gruppo per conto proprio e colpisce gli obiettivi che sono più funzionali secondo lui. Giusto più avanti era parte di un gruppo di fuoco di 3 persone, lui, la ragazza e il fratello. E hanno seminato morte e distruzione, hanno ucciso non so quante persone, più quelle che hanno ferito, perché ormai secondo loro la rivoluzione consisteva esattamente in questo. E la rivoluzione non è esattamente questo, è però il modo attraverso il quale i residui del terrorismo di destra vengono abbandonati e successivamente divisi fra di loro, sapete, divide e timpera, no? Divisi fra di loro è stato più possibile, più facile colpirli e sconfiggerli. Vengono sconfitti definitivamente con la strage di Bologna e qui la chiusura. Una interpretazione di comodo. Io ritengo che Giusto Fioravanti sia un criminale incallito che meriti l'ergastolo. Certamente merita l'ergastolo e non di andare a delle trasmissioni radio, di diventare un personaggio come ho fatto, un assassino che merita l'ergastolo. Però sono convinto, al pari di un giornalista del Manifesto che ha scritto un libro, che lui tutti gli ergastoli che ha li merita ed è giusto che muoia in prigione. Ma quello sulla strage di Bologna, no, no. E lui stesso lo dice, no, non sono colpevole. Lì paradossalmente c'è una strada, una pista che si apre e che viene chiusa troppo rapidamente, perché probabilmente aprirla e risolvere quel caso porterebbe in luce delle cose che noi ancora non siamo pronti ad ascoltare. La pista palestinese, che in qualche occasione qualcuno, più di uno, ha segnalato come essere. C'è un giudice che aveva anche iniziato la pista palestinese, perché le prove processuali a carico di Giusma Pieravanti e di Francesca Mambro non sono tali da dare certezza che lui possa essere considerato responsabile di quella strage, che costò, ricordiamo, 81-82 morti nel nostro paese, e c'è probabilmente dietro una matrice medio orientale. Prima abbiamo parlato di Israele, dei servizi segreti, cioè dei servizi segreti palestinesi, e le organizzazioni palestinesi hanno operato a lungo nel nostro paese. Chiudo con un aneddoto. Moro, e
questo lo disse Cossiga una volta che partecipavo, fece un convegno con lui sul terrorismo, e in quel caso Cossiga, intanto si toglieva Sassoni dalla scarpa, fece una dichiarazione che fu ripresa da tutti i giornali e disse: Moro firmò il lodo Moro. In cosa consisteva il lodo Moro? Lui firmò un accordo con i terroristi palestinesi dove si facevano uno scambio. Noi italiani chiudiamo gli occhi di fronte a eventuali passaggi di armi nel mercato clandestino, che usava l'Italia per la piattaforma che stava nel Mediterraneo, chiudiamo gli occhi di fronte al mercato illegale di armi che può passare attraverso le nostre coste e voi risparmiate il nostro paese dagli attentati terroristici. È un accordo che va avanti, infatti in Europa, ci sono anche dei film su questo, in tutta Europa i regolamenti di conti tra israeliani e palestinesi si realizzano, si svolgono Svezia, Germania, Francia, in tanti paesi. Tant'è c'erano delle cellule del Mossad che andavano esattamente, erano pagate e lavoravano esattamente per questo. In Italia non succede niente, fino al 1985. L'aneddoto è che quell'attentato, io ero lì per caso, avevo accompagnato un mio amico che doveva partire per la Spagna, ero in aeroporto. Lì qualche volta mi trovo a pensare su se è vero oppure no il sesto senso, queste cose qui, no? Perché o se ricordo male ho inventato tutto, come fortuna c'è lui, proprio recentemente con questo mio amico siamo rimasti in contatto, gli ho mandato una mail dicendo: Franco, dillo pure tu perché sennò sembra che io me lo sono sognato. No, in effetti allora appunto si entrava all'aeroporto in qualsiasi modo, la macchina si parcheggiava proprio là davanti, ho parcheggiato la macchina davanti all'ingresso dell'aeroporto e siamo entrati. Lui, siccome era mattina presto, mi ha invitato ad andare al bar a prendere il cornetto col cappuccino, sapeva che io sono appassionato di cornetto e cappuccino, anzi due cornetti e cappuccino generalmente, e però in senso senso ho detto andiamo a fare prima il check-in, e lui si è messo a ridere pensando che io stessi giocando al rialzo, cioè, ho capito, allora due cappuccini e due cornetti, va bene. Quei 30 secondi così sono stati fatali, perché 30 secondi quanto vai? 15 passi, chiaramente, 15-20 passi, non li abbiamo fatti, e proprio in quel momento è successo il pandemonio, l'abbiamo visto che stava proprio lì, quindi l'agente segreto dei servizi speciali israeliani che ha tirato fuori la pistola e ha sparato agli arabi, la bomba a mano che la gente morta, quelli che scappavano, l'ira di Dio. È una stagione che è reiniziata nel 1985, con l'attentato dei terroristi, ancora non sappiamo. Che cosa è successo che ha indotto poi i palestinesi a rompere l'accordo? Prima nell'80 con la strage di Bologna e poi nell'85 con la strage di Fiumicino. Cosa è successo che ha reso inutilizzabile quell'oro? Che cosa è venuto fuori? È probabile che parlare di questo significa aprire il coperchio di un bidone dove c'è tanta roba maleodorante, di cose che non si possono raccontare, che magari a livello di realpolitik servono, però le opinioni pubbliche non possono sentire, altrimenti verrebbe meno uno dei perni essenziali del vivere in democrazia. Grazie.